La guerra è parte della storia dell'uomo fin dalle origini, fonte di ispirazione della cultura occidentale che nasce con l'Iliade. Noi dobbiamo al poema omerico tutto quel che ne segue dal punto di vista della nostra, appunto, cultura, della nostra tradizione occidentale. Raccontare la guerra oggi è diventato difficile da quando, per esempio, i giornalisti non hanno più potuto seguire in presa diretta gli avvenimenti al fronte. Pensiamo al lavoro che fece Hemingway durante la guerra di Spagna, per esempio. Sappiamo che i giornalisti viene impedito di seguire così da vicino quanto accade, quindi di raccontare. Tutto questo credo che sia cominciato con la guerra dell'Iraq, in cui il teatro di guerra veniva anche ripulito dai cadaveri, e questo è un grave danno per l'informazione e per per l'idea che noi ci possiamo fare di un conflitto in un momento storico in cui è cambiato il linguaggio con cui si racconta il conflitto, perché quelle che un tempo erano vittime civili sono diventati danni collaterali. Questa è l'epoca delle bombe intelligenti, che però tanto intelligenti come sappiamo non sono. Tutto questo naturalmente influisce sul nostro, anche sulla formazione del nostro pensiero critico rispetto a quanto sta accadendo. La guerra non è la negazione dell'uomo, può diventare la negazione dell'umanità a questo punto, ed è diventata l'incubo che sappiamo e che ha saputo raccontare meglio, credo, di chiunque altro Stanley Kubrick nel Dottor Stranamore. Ci troviamo, a distanza di decenni dalla caduta del muro di Berlino, di nuovo in una situazione simile a quella che oppose i russi agli americani durante la crisi dei missili a Cuba. E di nuovo vediamo profilarsi all'orizzonte la prospettiva di un olocausto nucleare. Credo che già soltanto questa ipotesi debba imporci la necessità del dialogo, del negoziato, perché temo che rispondere a bomba su bomba non ci porti altro che all'età della pietra.